È vero, l'Europa è stata soprattutto ed è un'Europa dei mercati e della grande finanza, è assai meno, è un'Europa dei giovani e dei lavoratori. Però la Regione Toscana ha ben utilizzato i fondi comunitari, li ha spesi sul territorio e per questo io ho chiesto che si selezionassero i migliori progetti, i 100 migliori progetti che si sono realizzati nelle aziende, nelle imprese, nel settore del trasferimento tecnologico, per l'ambiente, per la riqualificazione delle città e farò 100 visite nei prossimi mesi proprio perché i cittadini della Toscana possano conoscere cosa si è fatto grazie ai finanziamenti dell'Europa. C'è un nuovo settennato, io mi auguro che il governo nazionale non voglia davvero buttare tutto all'aria, perché l'Europa deve fare di più e non di meno per i cittadini e per i lavoratori.